Passione, competenza e professionalità. Un pedigree di razza espresso da uno dei copiloti italiani più apprezzati, Daniele Michi. Pagine di una storia scritta sui chilometri delle più belle prove speciali del mondo. Una carriera iniziata 10 anni fa ed esaltata sul sedile destro di vetture straordinarie, condivisa con piloti di spessore nelle oltre 100 apparizioni agonistiche di un decennio vissuto ad alta velocità. Azzorre, Madeira, Asturias. Esperienze determinanti nella maturazione tecnica del giovane toscano, utili nell'arricchire un curriculum straordinario, impreziosito dalla partecipazione a quello che da sempre viene definito il rally per eccellenza, il rally di Monte Carlo. Su questi selettivi fondi, nell'edizione 2009 dell'Intercontinental Rally Challenger, Daniele Michi si aggiudica il titolo di vice campione intercontinentale due ruote motrici, al fianco del ligure Manuel Villa, sulla datata ma ancora prestante Fiat Punto Super 1006. Un valzer di spettacolarità rigorosamente made in Italy, valore aggiunto in un palmarès agonistico di assoluta qualità. No, destra 3 meno tieni, subito sinistra, destra 3 meno, sinistra, destra 3 meno, nelle case destra 3 meno tieni, 50 sale, ritarda a destra 3 meno lunga, chiude al palo e chiude all'arancio. Con l'illustre riconoscimento intercontinentale cucito sulla tuta, Daniele Michi realizza ciò che per un copilota rappresenta la massima ambizione: dettare le note sui fondi innevati del Rally di Monte Carlo. Alle note di Gabriele Noverasco, l'indimenticato Odeon, protagonista degli anni Ottanta, Daniele si rende partecipe di un risultato di assoluto livello, centrando la terza posizione tra gli equipaggi italiani partecipanti, lusingato dai ripetuti complimenti esternati dall'esperto pilota ed assecondato da elevate potenzialità espresse sui chilometri ghiacciati del Col de Turini, tempio del rallismo mondiale. 40. Scivola frenata, forse leve destra 302, chiude. L'ottimo risultato conseguito in terra monegasca accende i riflettori sul talento del giovane ma esperto copilota, ormai al centro delle attenzioni di affermati piloti. Destra 5 e destra 5 meno e destra 6, 40, sinistra 4 più, dopo chiude lunga. Un ex ufficiale di lusso, Michele Cinotto, propone a Daniele la partecipazione al rally della Valle d'Aosta, riscuotendo i consensi del diretto interessato. Una scrupolosità nello svolgere le proprie mansioni, evidenziata nella preparazione e nella gestione dei piani logistici, unita ad una caratteristica cadenza ritmica nel dettare le note, risultata determinante nella scelta del copilota toscano da parte del talento di Cournier. 40. Destra 5 sul dosso e mezza destra per sinistra 3 più lunga, sinistra 3 più lunga. Quella che ne scaturisce è una prestazione di rilievo, impreziosita dalle spettacolari evoluzioni della Skoda Fabia Super 2000, vettura che esalta lo stile di guida dell'illustre pilota piemontese. Competenza e professionalità garantiscono a Daniele Michi il legame agonistico con la famiglia Cinotto, consolidato dalla partecipazione al trofeo Abarth 500 con il figlio Pietro, giovane promessa del rallismo nazionale. Una programmazione sportiva di valore espressa sui chilometri del campionato italiano e del trofeo Rally Asfalto. Un decennio da corsa ricco di illustri collaborazioni, nel quale spicca la partecipazione all'Acropolis, tappa greca del Mondiale Rally.
un mix di esperienza e gioventù garantito dalle felici partecipazioni al fianco di Manuel Villa, culminate in importanti risultati al di fuori dei confini del Granducato e con Giovanni Dracone, altra giovane promessa dal nome pesante. Destra 2, scivola molto, torna in sinistra 3-0-4 e occhio, tornatore sinistro, due tempi, chiude Albiri. Destra 4, Albiri in bianco, ritarda, tornato destro 1. Suga, in sinistra 3 meno, in destra 3, chiude 2, sporca, scivola. Anche Danilo Galvagno, affermato pilota su pista, si avvale della preziosa collaborazione di Daniele nel suo esordio rallistico, assecondato dalla prestanza di un'altura World Rally Car. Il passato più recente regala a Daniele Michi brillanti performance concluse sul podio assoluto, al fianco di un altro ligure di talento su una vettura straordinaria, Manuel De Micheli e la Peugeot 306 Maxi. Un binomio divenuto in breve tempo estremamente redditizio in termini di risultati, garanzia di un affiatamento consolidato da competenza ed assoluta consapevolezza nei propri mezzi. Uno, vai, destra 5 chiude, 100, sinistra 6 chiude, in destra 4 chiude, per al muro, destra 4 chiude tanto, sporca, occhio. Bravo. 100, al rail, destra 6, anticipa, accelo sinistro, tieni giù, 100, accelo destro, poi allarga, subito, subito al rail, destra 2, chiude, poi allarga, 100, per accelo destro, tieni giù, 7, 12, bravo Manuel. Bravo Manuel. Grande Dani, grande! Un del battaglio tecnico nel quale brillano 10 anni di competizioni, rigorosamente vissuti sotto il segno di una professionalità esemplare e di esaltanti risultati, elementi espressi in contesti di altissimo livello.